Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto nella mia officina. Oggi andiamo a sostituire i pistoni del cofano posteriore della nostra Fiat Punto 188. Questa, come sempre, la conoscete nel canale, la mia Fiat Punto 188. Perdonatemi ragazzi che è un po' sporca, ma in questi giorni l'ho un po' trascurata la pulizia. Quindi vi ripeto, andiamo a cambiare i pistoni del cofano posteriore e i copricerchi originali che li ho trovati della Fiat. Sono bellissimi, ragazzi. Questi sono i copricerchi. Vedete come sono? Sono meravigliosi, bellissimi. Poi li ho pagati in un prezzo ridicolo. Adesso nella descrizione vi lascio tutti quanti i link se siete interessati all'acquisto. Qualcosa li ho pagati intorno alle 7 ore e qualcosa, neanche 8 ore l'uno. Cioè sono originali e sono perfetti. Adesso non so se sono magari una replica, però sono proprio molto molto simili all'originale. Sono bellissimi, guardate. Anche a me, poi io non è che sono un amante dei copricerchi, però avendo i cerchi nella mia macchina in ferro, che ho le gomme invernali, ho optato per mettere i copricerchi. Però volevo solo questi originali, ragazzi, perché i copricerchi, quelli che vendono nei supermercati, aftermarket, non mi piacciono, perché magari non si fissano bene, poi bisogna mettere delle fascette e non mi piacciono. Questi invece si levano i bulloni, si mettono e poi sono molto più belli perché sono proprio suoi. E poi andiamo a cambiare anche, come vi ho già detto, i pistoni del baule posteriore. Eccoci all'atto pratico. Come sempre apriamo il cofano, il nostro portellone. Andiamo a sganciare, era una cosa di comodità perché siamo più comodi, andiamo a sganciare la mensolina. Basta togliere questi due gancetti e l'appoggiamo così. Allora, questi qui sono i pistoni, eccoli qui ragazzi. Anche perché i suoi sono proprio originali, guardate, eh. Se ve li faccio vedere ci dovrebbe essere lo stemma Fiat qui, in questa parte qui, vedete? Qui ci sono ancora i portelloni originali, vedete lo stemma della Fiat? Quindi la macchina calcolate che a maggio compie 21 anni, quindi troppo sono durati, ma diciamo che non va, fanno ancora, diciamo, egregiamente il loro lavoro, però vedete, se io fermo la macchina così rimangono così. E rimangono fermi, questi invece dovrebbero... Una volta che cambiamo quelli nuovi, vedrete che spingeranno fino alla fine. Allora, per cambiarli è un'operazione molto molto semplice. Allora, basta un cacciavite spaccato, vedete? Questi qui hanno tipo delle, diciamo, chiamiamole una sorta di fascette, delle applique, ok? Che vanno a bloccare. Basta noi che ci mettiamo. Qui ci sono delle sporgenze, guardate, in questa posizione, sotto e sopra, vedete? Basta mettere un semplicissimo cacciavite piatto, mettere la mano davanti perché queste scappano, così, e le solleviamo. Vi faccio vedere come sono fatte. Eccole qui, vedete? Una volta che mettiamo il cacciavite, la tiriamo fuori e la scalziamo. Stesso lavoro facciamo nella parte posteriore. Mettiamo la mano davanti. Facendo attenzione a non farcela scappare. Ecco qui. E adesso non ci rimane altro che fare che prendere da questa parte e tirare all'esterno. Logicamente facciamo attenzione perché avendo un solo portellone, il portellone ci può cadere, quindi facciamo attenzione. Vedete? Ecco qui, sono tutte e due. Vanno semplicemente ad incastro, così, da questa parte e da questa parte. Quindi si spingono, vedete? E poi si sfilano. Con i nuovi portelloni. Ah, nei nuovi portelloni ci danno anche la cosa, la fascetta in dotazione, l'applica in dotazione, vedete? Ce l'abbiamo nuova. Allora, se non ce la fate, io lo sto reggendo con la testa, vedete? A mali estremi, estremi rimedi. Allora, facciamo così in questo modo. La tiriamo fuori. Ok. La tiriamo fuori. E anche da questo lato, non c'è bisogno di sfilarla tutta. Allora, un po' di pazienza. Così, in questo modo, vedete? Già è sollevato, in questo modo già dovrebbe entrare. Il pistone, logicamente, va messo in questa posizione. Quindi va appoggiato alla parte posteriore e alla parte in alto. Allora, facciamo così, fissiamolo prima, per evitare... Ok, uno. Poi andiamo a ruotarlo e a fissarlo nella parte superiore. Ok, come vedete è già entrata la soletta, vedete? L'applique questa qui, una sorta di fascetta, è già entrata. Quindi non c'è bisogno magari di... In questa parte, vedete, già l'ho sfilata, guardate, eh? Vedete in questa parte? Io l'ho solo scalzata. Non c'è... Possiamo anche toglierla se vogliamo, però il consiglio che vi do io è solo di scalzarla leggermente e poi, vedete, la rimettiamo in posizione. Così ci siamo. E come potete vedere, il pistone non esce, vedete? Stesso lavoro facciamo nella parte opposta.
Guardate, ve lo faccio rivedere perché è molto semplice. Lo tiriamo fuori. Questi qui lo possiamo anche togliere perché magari o lasciarli così è la stessa cosa. Mettiamo il cacciavite in questa parte, vedete? Facciamo un po' di leva e ci siamo, ecco qui. Un colpo. Giustamente facciamo sempre attenzione che ci cade il cofano in testa. Poi fissiamo la parte in basso, qui. In questa posizione. E qui in alto. Ok. Perfetto, ci siamo. Adesso facciamo la prova, ragazzi. Apriamo il nostro cofano e vediamo se i pistoni lavorano come devono. Vedete? Perfetto, direi. Abbiamo rimesso la nostra copertura del baule. Vedete? Beh, semplicissimo, sono due gancetti. È un'operazione molto, molto semplice. Vedete? Una volta che arrivano nella loro sede, vanno a pressione. Va rimessa il loro gancetto. Che poi io, come vi ho fatto vedere, non l'ho sganciato. L'applic, l'ho solo scalzata e poi ho fatto pressione, quindi è molto molto semplice, vedete? Adesso, anche se lo lascio a metà, torna su, fa il lavoro suo. D'altronde, ragazzi, dopo 20 anni, i pistoni. Niente, adesso andiamo a cambiare i copricerchi. Ecco i nostri copricerchi. Li appoggiamo qui momentaneamente, svitiamo le nostre quattro bulloni, io ho già precedentemente allentato. Andiamo a svitare. Rendete conto che non ho messo i guanti, ma i guanti non servono. È vero che io sono avvantaggiato perché ho il ponte, però magari questo lavoro, per chi non è il ponte, alzate la macchina col pick e fate una ruota alla volta. Io ripeto, ho preso questi copricerchi perché sono molto molto simili agli originali, cioè il disegno è lo stesso. E poi hanno il fatto, la cosa di bello hanno, che vanno installati direttamente togliendo i bulloni, non sono come gli altri che vanno a pressione. Eccoli qui. Ripeto, questi sono una copia dell'originale, non sono proprio gli originali, infatti non sono marchiati Fiat. Questa è la borchetta, vabbè, ce la mettono, ma se guardiamo dietro non c'è la scritta Fiat, vedete? Almeno che non mi sbagli, no, no. Prodotti, vedi, c'è questa sigla, quindi questa è una casa che li costruisce. Però sono molto molto simili, il disegno è lo stesso. E poi ripeto, per il prezzo che li ho pagati, è un prezzo veramente ridicolo. Questi, guardate, il verso è questo è il foro dove va la valvola, in questo modo. Andiamo a centrare i quattro fori, in questa posizione. Così, perfetto. E andiamo ad alloggiare i quattro bulloni. Eccoci qui, come lo vedete, stiamo procedendo a stringere i bulloni. Come sempre, ragazzi, ricordatevi di stringerli sempre a croce, eh? Mai così in questo senso, sempre 1, 2, 3, 4, sempre a croce. Come vedete, il risultato sono molto molto belli. Anche se, ripeto, non sono originali della casa madre, anche che sinceramente non so neanche se si trovino più, eh? Cioè, se si va in Fiat a cercarli proprio le borchie originali, ma io ripeto, le ho acquistate su eBay. Poi vi lascerò il link in descrizione, sia delle borchie, dei copricerchi, che dei pistoni del cofano, ad un prezzo proprio ridicolissimo, cioè proprio per quello che le ho pagate. E come vedete il risultato è molto molto bello, eh? Cioè bellissimo. Come vedete, ragazzi, ho finito di montare questa borchia, adesso monterò le altre tre. Lavoro semplicissimo, come vedete. Io vi lascio, come vi ripeto, il link in descrizione dei prodotti che ho acquistato, se siete interessati all'acquisto. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo piccolo video, mi raccomando mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando un abbraccione grande a tutti. Vi ringrazio ancora per i commenti perché siete meravigliosi ragazzi. Al prossimo video, ciao a tutti!